Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata dello Spirito degli Alberi. Siamo tornati in Val Camonica, in particolare a Losine, in compagnia del nostro biofalegname Oliviero Tomasoni e del viticoltore biodinamico Gianluigi Do. Grazie per averci portato qui in questa Arca di Noè. Sì. Perché lui? Ma perché qui poi avremo occasione di visitare anche la vigna di Gianluigi, quindi abbiamo due alberi che sono proprio testimoni dell'Arca di Noè, perché sono i due alberi cui la leggenda racconta, o il racconto biblico racconta, che Noè piantò arrivato sulla terraferma. Abbiamo fra l'altro due alberi simili per molti legami planetari, quindi qui abbiamo un Sole e Giove, abbiamo l'espansione del Sole, potremmo dire, così come l'abbiamo nella vite. E sono due alberi ricchi di simbologia, ne abbiamo parlato già tante volte. Qui abbiamo un oliveto giovane, quindi un oliveto che sarà la speranza per il futuro di questa famiglia, ed è bello essere qui anche per questo, perché proprio il messaggio di questi primi due alberi piantati da Noè dopo questo grande diluvio, che è stata la purificazione dal punto di vista simbolico dell'umanità, di questa umanità che si incamminava verso un mondo nuovo, una nuova era, che era rappresentata fra l'altro da questi due alberi. Due alberi simbolici potentissimi, li abbiamo già incontrati, ma non finiremo mai di apprezzarne la bellezza. L'olivo a quale pianeta è legato? Sole Giove, per l'esattezza. E la vite? Sole Giove. Quindi tutti e due sono... No. Non è un caso, anche se nella vita abbiamo una componente di Venere, però vabbè, ci addentriamo in sofismi che forse è meglio... Però diciamo, il loro significato simbolico proprio sono l'espansione e la luce. In tutti e due gli alberi troviamo questo significato. Immaginandola in un mondo nuovo, in un mondo in cui doveva rinascere la vita, avere questi due alberi è tutta una storia da costruire, quindi era proprio la simbologia di questi due alberi, rappresentavano un nuovo mondo. Un nuovo mondo. Gianluigi, esiste anche però un altro pianeta legato a questi alberi? La pianta dell'uva, la vigna, è una pianta dionisiaca e collegata a mercuriale, è una pianta mercuriale. Sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, perché è un messaggero fondamentalmente, quindi ha anche questa componente. Quindi è un messaggero del nuovo mondo. Sì, potremmo legarli tutti e due. Potremmo legarli tutti e due, così, interpretando forse in maniera non così pedissequa gli insegnamenti di Rudolf Steiner. Però Oliviero, a me non è mai capitato di vedere in Val Camonica delle piante di olivo. No, vabbè, si sta cominciando, probabilmente anche il cambiamento climatico favorirà questa cosa, non so se è un bene o un male, però chiaro, qui siamo anche in una zona, lo dicevo prima nell'altra trasmissione, qui c'è un'energia molto particolare. Innanzitutto abbiamo un terreno che è esposto al sole in maniera ottimale e sappiamo che l'ulivo ha bisogno di questo elemento che è il sole, fondamentalmente come la vigna del resto. Quindi qui c'è un'oasi, c'è una piccola arca, io direi, che si chiama l'arca di Gianluigi, però di fatto qui c'è un clima, un microclima molto particolare che deriva anche dal tipo di energia che c'è in questo luogo proprio. Gianluigi, tu hai adottato questo uliveto 13 anni fa da tuo suocero. Sì, esattamente, ha avuto la forza 10 anni fa di essere secondo me anche visionario nel piantare ulivi, perché comunque il ciclo dell'ulivo raggiunge anche i 1000 anni, dunque penso che sia un investimento per il futuro, per il territorio, per chi dopo di noi abiterà. L'impostazione che abbiamo adottato è quella a vaso policonico, dove prevede comunque di lasciare 3-4 branche dopo il fusto, con le cime che fanno comunque da... non è corretto dirlo, però da antenne. La raccolta verrà fatta appunto nella fase medio-alta della pianta. Ecco, oggi tu spremi anche queste olive, realizzi un olio per il tuo consumo personale, immagino. Sì, diciamo che l'olio che riusciamo a fare oggi, visto comunque che l'impostazione che ho dato ha previsto anche tagli importanti, non sono quantitativi standard, nel senso che noi abbiamo giù 140 piante,
ma arriviamo ai 60-70 litri. Questa impostazione qua spero ci permetta nell'arco di 2 o 3 anni di avere un target che possiamo anche, diciamo, usufruire del prodotto che Madre Natura con gli olivi ci vuole dare. Ecco, la tua è un'azienda tutta votata al giallo, perché il miele, l'olio, poi scopriremo fra pochi istanti anche il vino. Lì forse però siamo sul rosso. Sì, sì, il rosso è decisamente il mio cavallo di battaglia, diciamo. Bene. Così, anche se l'olio comunque è di un verde che ti lascerà a bocca aperta. Quindi andiamo a scoprire la vigna. Gianluigi, ci siamo spostati nel tuo vigneto, che tu hai realizzato quanto tempo fa? Questa località qua si chiama Civarolo, sempre nel comune di Losine. Ho iniziato a piantare alla fine degli anni 90. Naturalmente c'era già della vigna, soprattutto la parte più vecchia, quella più a nord, grazie anche lì a grande passione di mio zio, che mi ha veramente tramandato questa passione qua. Gestiva i vigneti della mia famiglia, che comunque aveva origini contadine, avevamo gli animali, i terreni, e grazie anche alla possibilità che mio padre mi ha dato di poter piantare, curare, mi ha dato una mano, mi dà una mano, dunque penso di essere una persona fortunata. Bisogna ringraziare, come si chiama il tuo papà? Vittorio. Bisogna ringraziare Vittorio, perché ha costruito insieme a te un vero Eden, e voi lo curate. Ma parlando della vite, abbiamo scoperto insieme a Oliviero che è legata a Mercurio, a Giove e... Vi dicevo Mercurio e al sole, e qua siamo in pieno sole, ovviamente. Sicuramente la luce, per il discorso di fotosintesi, per il discorso di grado zuccherino. E a proposito di queste cose, noi utilizziamo anche il corno silice, appunto, per facilitare alla pianta o dare un impulso alla pianta per la fotosintesi. Qua precisamente coltiviamo comunque 3 varietà di uve. Quali sono? Sono il Merlot, il Marzemino e il Cabernet, di cui facciamo 2 o 3 vini in base alle annate. Da 2 anni abbiamo piantato un nuovo vigneto più a nord, di Incrocio Manzoni, che è un bianco, che produciamo appunto il Mago Bianco, che è il nostro è unico, il vostro bianco. Unico vino bianco. Gianluigi, tu hai parlato prima di corno silicio. Abbiamo incontrato nella prima puntata questi nomi un po' particolari, queste tecniche particolari. Vuoi spiegarci bene come funziona? Ma allora, sono dei preparati che oggi possiamo, ripeto, anche chiamare dei bioattivatori. Il corno silice, nello specifico, è un cristallo di rocca finemente tritato, portato a uno stato di polvere, viene messo nel corno, sotterrato l'estate, perché comunque è un preparato di luce, e disotterrato nei giorni di San Michele. Viene dinamizzato sempre per 1 ora, perché la biodinamica si basa sulla dinamizzazione, l'utilizzo di questo caos che trasmette l'impulso all'acqua. La dinamizzazione nella biodinamica è un processo fondamentale, quindi, per questi preparati, perché? La dinamizzazione consiste nel
mischiare per un'ora l'acqua. Cosa vuol dire? Fare un vortice e un controvortice. Nel momento del caos l'acqua si cautizza e comunque l'impulso passa nell'acqua. Di corno silice ne utilizziamo 1,5 grammi, 2 etero in 30 litri d'acqua. Dunque sembrerebbe una cosa fuori da qualsiasi contesto. Certo, però in realtà facilita poi crescita. Sì, in realtà da un impulso che può essere considerato come 3 giorni di sole. Quindi è potentissimo. Sì. Bisogna anche stare attenti a utilizzarlo perché comunque può bruciare, opposto, cioè non è un giocattolo. Bisogna essere dei grandi conoscitori attimo le indicazioni che... Anche vorrei dire. Esatto, ma tu come sei venuto a conoscenza dell'agricoltura biodinamica? Ma devo dire che io sono venuto a conoscenza per passione e per studio, quelle ricerche che non sai neanche te dove vogliono portarti, però arrivi a un certo punto che incontri una persona, la prima persona che ho incontrato è stato un grande viticoltore, era Stefano Belotti, della Cascina degli Ulivi, è stato uno dei primi che ha portato la biodinamica in ambito vitivinicolo. Successivamente ho fatto dei corsi, ho conosciuto molte persone, soprattutto anche nelle parti di Brescia. Il DELEAI ha portato avanti parecchie corsi, ha spinto molto sul discorso biodinamico, che lui era presidente dell'associazione biologica, e il mio maestro Michele Baio, che con lui ho seguito vari corsi, mi ha portato un po' anche affinamento di certe tecniche che oggi... piano piano stiamo cercando di applicare anche con varie difficoltà e anche errori che... Ma è dagli errori che poi si impara. Gianluigi, a proposito di esperimenti e di visione un po' sistemica di questa vigna, tu hai piantumato anche delle rose. Perché? Sì, diciamo la rosa è una pianta che soffre bene o male delle stesse malattie, soprattutto di certi funghi come può essere l'oidio o la peronospora. Può essere un campanello d'allarme. Di solito si ammala prima e allora magari il viticoltore un attimino riesce magari anche a programmare di più gli interventi. Col proseguo del tempo mi sembra che stiano bene anche le rose. Stiano bene le rose. Gianluigi, che cosa ti ha insegnato la biodinamica? La biodinamica si basa sulla sana socialità. Se non c'è la sana socialità... Non c'è vita. Non c'è vita. Questo è il mio punto di vista dopo. Grazie. Oliviero, siamo in questa meravigliosa arca di Gianluigi, come l'hai definita tu. Abbiamo parlato di tante cose in questi nostri viaggi, in queste nostre 3 puntate dedicate alla natura e alla Valle Camonica. Un paesaggio meraviglioso che dovremmo imparare a rispettare. Sì, dovremmo imparare a rispettare e a osservare, soprattutto perché qui siamo in un ambiente, in un'arca appunto, come dicevi tu prima, e veramente sentire la testimonianza di agricoltori come Gianluigi ci dà veramente speranze per il futuro. Gianluigi qui ha acceso, secondo me, una grande luce. Io conosco altri agricoltori della Val Camonica che stanno iniziando questi percorsi e quindi c'è possibilità, io sono speranzoso perché abbiamo bisogno di queste testimonianze che sono poi testimonianze concrete. Si può coltivare la terra in maniera diversa, si può coltivare la terra aiutando madre terra e non depredando madre terra, quindi questi sono veramente dei punti importanti, per pensare ad un futuro in armonia con la natura. Un futuro rappresentato anche dai figli di Gianluigi, sì, esatto. In particolare Leonardo che si sta occupando delle api. Quindi punti di luce in tutti i sensi. Sì, davvero. Io ho conosciuto Leonardo prima di questo intervento con le api, l'ho rivisto adesso e devo dire che parlando con lui l'ho trovato veramente entusiasta. Mentre prima non era presente in questa azienda del padre, quanto adesso invece lo vedo coinvolto perché ha abbracciato il discorso delle api. Quindi penso che a volte anche questi esseri di luce riescono a combinare delle energie all'interno della stessa famiglia, fra l'altro. Questo è molto bello. Ma è un po' la natura che lavora, sì, in maniera sistemica e che ci aiuta anche a connetterci nella meravigliosa rete della vita.
Io ti ringrazio, Oliviero. Grazie a te. E ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime puntate dello Spirito degli Alberi. Arrivederci. Ciao. Ciao.